Mi occupo di ipnosi da alcuni anni, un bel po' di anni, ed è un tema molto particolare sul quale, nonostante l'informazione che si cerca di fare in Italia, ce n'è ancora pochissima, non basta mai, e ci sono tantissimi falsi miti, purtroppo dati dalla televisione, da quello che abbiamo visto nei talk show, negli spettacoli, che è una piccola parte di quello che è il mondo dell'ipnosi, ma l'ipnosi fondamentalmente è un processo naturale che ogni essere umano vive costantemente durante la giornata, almeno ogni 8 ore, e che fondamentalmente è naturale, non indotto in nessun modo nella quotidianità. Faccio qualche piccolo esempio. Sono alla guida, sto tornando verso casa, mi ritrovo sotto casa e non so che strada ho fatto, non lo ricordo, perché si è creata una dissociazione, la mente razionale era concentrata su dei pensieri e il mio inconscio mi ha guidato, conoscendo la strada, verso il rientro a casa. In quel momento ero in uno stato ipnotico. Si è creata una dissociazione della mente razionale con la mente inconscia. Oppure sono davanti alla televisione, sto guardando un film e, sapendo razionalmente che quella è una finzione, dove ci sono degli attori che recitano e c'è una pellicola sulla quale tutto è impressionato, nonostante abbia questa consapevolezza razionale, dal punto di vista inconscio mi lascio suggestionare. Quindi c'è una scena emozionante, mi scappa la lacrimuccia, c'è una scena d'azione, magari tiro anche qualche pugno, mi lascio prendere dalla emotività. Sono in ipnosi, perché? Perché la mente razionale memorizza per frame, più o meno 7, più o meno 2 informazioni contemporaneamente, solo per proteggerci da quella che è l'informazione che arriva. Noi riceviamo milioni di informazioni contemporaneamente, diventeremo matti per poterle decodificare. Quindi l'inconscio invece recepisce, accumula e archivia tutto, senza discernere, non discerne bugia da verità. Tutto quello che arriva ai nostri sensi viene accumulato e rilancia degli stimoli, perché siccome dà tutto per vero, lancerà degli stimoli per metterci in condizioni di reagire a ciò che arriva. E quindi quel processo è un processo naturale che ogni essere umano vive. La differenza tra ciò che accade quotidianamente e quello che si fa con un professionista è che il professionista non fa altro che guidare quello stato verso un obiettivo, che possa essere il miglioramento di se stessi, il recupero di risorse interiori, la risoluzione di una problematica, che è tutto ancorato a livello inconscio. Tutto è lì, senza nessun tipo di problema. Quindi l'ipnologo fa da guida. Quando mi dicono risolvimi il problema, è impossibile, perché le cose si fanno insieme. C'è la volontà del soggetto di lasciarsi guidare, l'ipnologo induce quello stato alternativo di coscienza con una miriade di possibilità in base a quello che è lo stile della persona che è di fronte, può essere un visivo, un auditivo, un cinestesico, vivere quindi di immagini, suoni, percezioni e dettagli o di sensazioni e stimoli interiori, e una volta raggiunto quello stato, che ha degli indicatori molto chiari, si inizia il lavoro. Quale? In base a quello che è l'obiettivo che ci si pone. L'ipnosi può essere applicata davvero a tantissime possibilità. Può esserci l'ipnosi regressiva, che ci permette di andare indietro nel tempo, in questa vita o in altre vite, per comprendere dove eventualmente si è ancorato un nodo. Ho paura dell'acqua. Perché ho paura dell'acqua? Sicuramente è successo qualcosa. Quando? Non lo ricordo. Bene, se non lo ricordo, può essere nell'infanzia, può essere nel grembo materno, come può essere anche in un'altra vita. Esempio molto banale, molto semplice, di un caso reale: paura dell'acqua, andiamo in ipnosi regressiva e questa bimba si vede dall'esterno, quindi vede il suo corpo in braccio alla mamma a 3 mesi che le fa il bagnetto nella vaschetta, e mentre sta facendo il bagnetto una gocciolina d'acqua le va in bocca. Guardata con gli occhi della quarantenne faccio anche una risata, perché una gocciolina d'acqua in bocca capisco che non è pericolosa, ma la bambina di 3 mesi che si accorge di una gocciolina d'acqua che le fa mancare il fiato in quel momento, ha ancorato un nodo che per tutta la vita la porterà ad avere paura dell'acqua. Andando indietro nel tempo, andando a comprendere cos'è davvero accaduto e con una serie di tecniche fare in modo che quel nodo venga sciolto, venga risolto, finita la sessione la paura dell'acqua è svanita. Dopo qualche minuto fai il test, vai in acqua e ti accorgi che davvero finalmente riesci ad immergerti nell'acqua senza problemi. Così per tantissime altre problematiche. Questa è la forza dell'ipnosi regressiva, quindi ci permette di scavare in profondità nella nostra attuale vita o anche all'indietro nel tempo, perché potrebbero esserci dei nodi che sono molto molto antichi e che vengono da esperienze vissute in altre vite, esperienze magari traumatiche che hanno generato dei nodi, degli ancoraggi molto molto forti che paghiamo come conseguenza in questa vita. Applico l'ipnosi non soltanto al discorso risolutivo, al discorso di
guarigione per lavorare su trami o cose del genere, ma anche al business, allo sport, per recuperare risorse, per prepararci a performance molto molto particolari, con un calciatore, con uno sportivo, si va a lavorare anche sulla previsualizzazione, cioè su scene che potrebbero accadere, per fare in modo che quando poi quelle scene si realizzano, l'inconscio, che le dà già per vere, perché non differisce bugia da verità, mette in condizione l'atleta di fare quella performance e quindi di fare quel salto, cioè di fare quella prestazione per come l'ha visualizzata, e l'ha visualizzata in maniera perfetta. Quindi la giusta energia, il giusto temperamento, la giusta motivazione, tutto quello che serve per arrivare a quell'obiettivo. Un esempio per tutti è la campionessa di canoa di qualche anno fa alle Olimpiadi, che avendo un'età adulta non si dava per vincitrice, perché in confronto a quelli che erano i giovani che partecipavano a quella competizione si pensava non avesse l'energia per poter competere, per poter vincere. Invece era stata preparata in ipnosi per 3 mesi e con quella preparazione si erano date delle chiavi d'accesso molto molto importanti alle sue energie interiori. Infatti, con degli ancoraggi ben precisi, quando tutti gli altri stavano per mollare, lei aveva quel tipo di segnale, quella suggestione per la quale tira fuori il massimo delle energie e vince. Ovviamente nessuno avrebbe puntato su di lei. Quella preparazione le ha permesso di raggiungere quel risultato. Quindi nello sport, nel business, nella quotidianità possiamo lavorare con l'ipnosi per il miglioramento. Applico anche l'ipnosi, e sono tra i pochi in Italia che lo fa in un certo modo, a quelli che sono quella che è l'ufologia. Quindi lavoro con i casi di abduction, quindi quelli che sono i casi di rapimenti alieni, e lo facciamo in modo molto particolare, perché ogni anno milioni di persone in tutto il mondo hanno contatti con entità non umane. Molto poco se ne parla, o meglio, se ne sta parlando sempre di più, ma molto spesso le persone che vivono questa esperienza hanno paura di confrontarsi per evitare di essere dati per matti. In passato addirittura persone che parlavano di queste cose venivano rinchiuse in quelli che erano i nostri famosi manicomi, perché chiaramente gli si diceva: sei un folle, sei un matto. Per questo se ne parla sempre poco. Negli ultimi anni se ne sta parlando di più, tutto dopo che il famoso psichiatra americano John Mack, medico psichiatra, si ritrova in questo settore per puro caso apparentemente, si mette in gioco, da persona razionale qual era, decide di mettersi in gioco e di trattare alcuni casi, accetta di trattare alcuni casi a certe condizioni. Lui accetta questi casi trattandoli con macchina della verità, siero della verità ed ipnosi. E dei 150 casi trattati, 50 li racchiude con tutti i dettagli, con i racconti delle ipnosi regressive fatte e con tutti i dettagli delle analisi oggettive fatte appunto in laboratorio, in questo libro che è Rapiti, la Bibbia degli ufologi. Dopodiché chiaramente inizia il contrasto con la comunità scientifica, viene radiato dall'albo, eccetera eccetera, e muore tra l'altro anche in condizioni ancora oggi non chiare. Da quel momento in poi però si inizia a parlare di più dei casi di abduction, e in tutto il mondo ogni anno tante persone, quando intercettano un professionista col quale confrontarsi, raccontano le loro storie. Perché? Perché nella maggior parte dei casi quello che accade durante i rapimenti viene cancellato, la memoria razionale viene cancellata, resettata, per far sì che non si possa ricordare al rientro in onde beta, cioè la quotidianità, la connessione cognitivo-razionale, quello che è accaduto magari in quell'esperienza. Però siccome l'inconscio memorizza tutto, capita a volte durante la giornata o durante i sogni che alcune scene di ciò che è accaduto possano risalire. Nel momento in cui questo accade, chiaramente la persona ha dei flash, dei frame dove si rivede in certe scene, e può anche accadere che inizi un periodo di turbamenti molto molto importanti. A cosa serve andare a scavare? A comprendere cosa davvero è accaduto e magari andare a risolvere, a sciogliere quegli ancoraggi che stanno generando una serie di problematiche importanti. Proprio l'altro ieri ho avuto un caso allo studio dove la persona aveva solo dei dubbi perché ricordava delle piccole cose, e abbiamo visto che in ipnosi quello che era successo, che lui ricordava, cioè che una notte si era svegliato all'improvviso e con una forte paura aveva chiamato la sorella, e aveva già 25 anni lui, non gli era mai capitato prima, neanche da bambino, di dormire con un genitore o con un parente, era stato costretto a dormire con la sorella per una fortissima paura, ma la mattina non ricordava cosa fosse accaduto. Abbiamo fatto un lavoro molto intenso, intenso perché ogni tanto usciva da quello stato per la forte paura. Siamo riusciti a comprendere cosa fosse accaduto. Quella notte c'era stato appunto il contatto, gli era stato inserito un chip all'interno della testa
e nel risveglio si era trovato accanto non solo i grigi, dei quali non aveva paura, questa razza che aveva fatto il lavoro, ma c'era un rettiliano di oltre 3 metri, e lì lui grida fortemente dove arriva la sorella. Abbiamo però visto anche che dopo che si è riaddormentato e stava ricordando ancora ciò che fosse accaduto, il rettiliano accanto a lui, con un sorta di computer, un tablet sul polso, si è connesso con il chip nella testa ed è riuscito a cancellare tutto quello che lui stava ricordando, e la mattina infatti si è svegliato non ricordando nulla. In ipnosi siamo riusciti a recuperare tutto, il ricordo l'abbiamo visto dall'esterno, ho fatto in modo che potesse rivisitare la scena e cancellare quel trauma ancorato, quindi abbiamo fatto chiarezza, e dall'altra parte abbiamo anche fatto in modo che la qualità della sua vita potesse comunque migliorare. C'è ancora tanto da fare, perché le esperienze che ha vissuto sono state tante, ma un piccolo tassello l'abbiamo messo. Quindi con i rapiti si riesce a fare un lavoro di un certo tipo per aiutarli a vivere meglio, chiaramente. Perché cancellano la memoria? Perché molto spesso non siamo pronti, molto spesso non vogliono che si sappia ciò che stanno facendo, e soprattutto in alcune esperienze può esserci un'esperienza dolorosa, cruenta, e quindi per evitare che quel dolore possa tornare normalmente. Trovarsi magari su un tavolo d'acciaio con delle luci in fronte e con degli aghi infilati nei fianchi e il tuo sangue che circola all'interno di una bobina per ripulirlo può fare paura, ma magari quell'intervento ha portato dei benefici. Perché? Perché dietro ogni evento ci sono sempre due aspetti, quello magari negativo del dolore, ma anche quello positivo di una guarigione. Molto spesso quando si ha a che fare con certe razze il rapimento avviene perché? Perché quel corpo che a loro serve per una sperimentazione o perché c'è una missione ben precisa ha una malattia, e molto spesso casi di tumori terminali dopo un contatto di questo tipo sono svaniti e poi si è gridato al miracolo. Invece poi abbiamo visto in ipnosi che erano stati portati anche in altri luoghi, quindi spostati proprio con il corpo fisico, e che quel tumore era stato guarito da loro, ma semplicemente perché quel corpo a loro serviva per poter continuare le sperimentazioni, o perché quella persona aveva un compito ben preciso qui tra di noi al quale loro tenevano. Quindi in ogni evento c'è sempre un risvolto, c'è sempre un lato negativo ma anche un lato positivo. Bisogna sempre analizzare tutte e due le facce della medaglia per poter trarre delle conclusioni. Nel mio ultimo libro, Storie di Abduction, racconto alcuni dei casi trattati in ipnosi, tutti casi reali chiaramente, alcuni con i nomi reali perché sono stato autorizzato dalle persone a dire chi sono, altri con nomi di fantasia mi hanno autorizzato solo a raccontare la storia ma non a divulgare chi c'è dietro, e per tutti i casi, anche se raccontati in una maniera molto molto romanzata, una maniera che permette a chiunque di leggere, e faccio anche una premessa molto chiara dove dico: alla fine di questa lettura sarai tu a decidere se hai letto una storia di fantascienza, di fantasia o una particolare verità. Perché non bisogna mai ledere il libero arbitrio, la possibilità è quella di farlo leggere a tutti, poi ognuno può lasciare, può chiudere, finire quella lettura con la sua conclusione. Nonostante tutto però le storie sono vere, sono reali, e ho allegato anche foto e testimonianze di alcuni di questi casi all'interno del libro, proprio perché da ogni caso trattato vengono fuori documentazioni, disegni, foto del corpo, perché molto spesso i segni sono fisici, sono veri e propri segni sul corpo, a volte piccoli, minuscoli, magari si possono anche confondere con il graffio. Ok, un piccolo graffietto, mi sono svegliato stanotte, mi sono graffiato, va bene. Un livido, bene, magari mi sono alzato, non me ne sono accorto, posso essere sonnambulo e quindi sono andato a sbattere. Ma quando poi mi sveglio la mattina e mi ritrovo magari con un simbolo stampato con degli aghi su un lato del mio corpo, ed è un simbolo tra l'altro non riconoscibile nemmeno, o quella persona è talmente organizzata che si è preparato lo stampo con gli aghi di un simbolo sconosciuto e se l'è infilato addosso la notte, oppure quel simbolo davvero è il risultato di un contatto di un certo tipo. È un mondo molto vasto, un mondo che facilmente viene confuso con la fantascienza, ma è la fantascienza che ci viene divulgata per chiudere il nostro sistema di attivazione reticolare e far sì che tutto ciò che poi vediamo lo diamo non per vero, perché solo perché è stato già divulgato in un film di fantascienza. Noi siamo particolari come essere, l'essere umano ha delle connessioni sinaptiche molto complesse, e quando ci si vuole far credere qualcosa è facile farlo con una serie di segnali, quando invece ci si vuole
portare verso il non credere a qualcosa è altrettanto facile, perché basta farcelo vedere in un film di fantascienza e il nostro sistema di attivazione reticolare si chiude, e anche se vedessi quella cosa dal vivo davanti a me non la vedrei più. Quando gli indiani d'America videro le navi che arrivarono di Colombo, non avendo mai visto una nave, vedevano solo gli uomini che camminavano sul mare, li confusero per degli dei. Capirono che c'erano delle navi solo quando le navi arrivarono sulla sabbia e riuscirono a toccarle. Allora lì il loro sistema di attivazione reticolare, o anche effetto scolapasta, come banalmente lo definiamo, aprì le maglie per far passare un'informazione. Quindi far passare informazioni o non farle passare è facile da gestire per chi conosce certi sistemi, ed è quello che tra l'altro stiamo vivendo in questa nostra particolare vita, o in questo momento della nostra vita, per tutto quello che ci gira intorno. Un suggerimento che posso dare, lo do sempre: buttatevi alla televisione, perché il nostro inconscio recepisce tutto ciò che arriva, e che la mente razionale sia consapevole o meno, anche se la mente razionale fosse consapevole che quello che sto ascoltando è pura fantasia o è una fandonia, l'inconscio non lo sa. E quindi, razionalmente sono convinto di un qualcosa, l'inconscio, non sapendolo, mi rilancerà segnali opposti, molto spesso non me ne accorgerò nemmeno. E quindi il mondo delle abduction, tornando a questo, è un mondo molto particolare, siamo in pochissimi in Italia a lavorarci in un certo modo. Mi auguro che con l'informazione sempre di più le persone possano aprire la loro mente, diventare possibilisti, diventare probabilisti, e quindi chiaramente accettare ciò che è sconosciuto, ciò che è ignoto, magari mettendo in moto un meccanismo di valutazione e non di giudizio. Sei entrato in un mondo, l'hai definito ipnotico, ci hai studiato sopra, poi sei passato agli UFO, e nei racconti che hai descritto con i tuoi, diciamo, pazienti, hai parlato di mostri, questi 3 metri lunghi, serpiformi, una cosa del genere, non ricordo queste parole. Io arrivo da un'altra dimensione di conoscenza, sempre, e che mi ha colpito tanti anni fa, dove poi sono fuggito da questa dimensione. La cosa che io oggi osservo è che questa realtà è la nostra realtà, però intorno a noi ci sono altri mondi, decisamente, questo è sicuro, che si può entrare e si può uscire da questi mondi. Noi non li conosciamo, cioè l'ipnosi è una delle tante tecniche, però oltre all'ipnosi ci sono metodi, gli sciamani si aiutavano con tutte queste forme qua per entrare in altre dimensioni. Una delle dimensioni più vicine a noi è quella dei mostri, che quando gli sciamani entravano si terrorizzavano, oppure terrorizzavano le persone. Già noi nel mondo italico, quando era un mondo pagano italico, pre-romano, prima dei romani, quando c'erano gli etruschi, i tirreni, qua territorio dei tirreni, stamattina ho attraversato i tirreni, ho pensato subito agli etruschi, al mondo etrusco, avevano questa conoscenza, se no non si spiega la presenza degli angeli disegnati nel IV secolo a.C. a Pompei, gli angioletti, putti, tutti questi. Quindi c'era un mondo di mostri, c'è anche un mondo di angeli. Ma come si fa ad entrare in queste dimensioni? Che poi la realtà io alla fine l'ho decisa, ed è quando ho avverto una presenza, perché poi alla fine, in 2000 anni di storia, l'unica che combatte tutte queste situazioni, l'unica presenza che è il Cristo e il cristianesimo. Perché in tutte queste dimensioni qua, se ci stanno gli angeli, ci stanno anche i demoni. Quindi dobbiamo stare molto attenti a queste situazioni. E alla fine l'unico elemento che a me mi ha riportato sulla retta strada, e lo devo testimoniare, e lo dico, quindi ognuno è libero di credere a quello che vuole, è Cristo. Perché in 2000 anni è l'unico che è una presenza, ancora oggi, viva. Avendo anche questi altri mondi in dimensione, che nessuno ne parla, cioè nessuno ne parla con la dovuta conoscenza. Io li conosco questi mondi, però non sto qua a spiegare come e perché, però so che ci sono, perché li ho vissuti. Questa è la domanda, grazie. Chiaramente l'esperienza che noi viviamo, l'esperienza corporale in terza dimensione, è soltanto una parte
di quello che è il nostro essere. Noi siamo esseri eterni, quindi non siamo questo corpo. Questo corpo è un po' come facevamo prima l'esempio l'esperienza in palestra. Decido di andare in palestra per allenare un muscolo, il petto. Vado in palestra, faccio degli esercizi ben precisi, esco dalla palestra, chiudo il compito e torno alla normalità. Le esperienze che noi viviamo in un corpo fisico sono esperienze precostituite e preorganizzate da noi stessi per la nostra evoluzione, tutte con una finalità. Quindi è chiaro che siamo immersi in un mondo che non è quello che percepiamo e che vediamo, è molto di più. È chiaro che noi percepiamo e vediamo perché siamo in un corpo fisico che è la nostra gabbia e percepiamo da A a B, ma abbiamo anche dimostrato scientificamente che oltre a quello che noi vediamo da A a B esistono gli ultravioletti e gli infrarossi che seppur non li vediamo sono misurabili scientificamente, non li vediamo ma ci sono. Uguale per quanto riguarda l'ascolto, oltre A e B ci sono gli ultrasuoni, non li sentiamo ma ci sono. Come faccio a capire che ci sono? Posso misurarli, ma oltre le cose misurabili ce ne sono tantissime altre che non sono ancora misurabili. Anche l'anima è stata misurata scientificamente, si è visto che un peso all'uscita del corpo, il corpo cambia peso, ok? Quindi alcune cose sono misurabili, altre no. Però come dice il dottor Strassman nel libro La molecola dello spirito, noi dobbiamo semplicemente, per percepire l'impercepibile dal corpo umano, cambiare frequenza. E quindi torniamo a quello che è il discorso appunto appena fatto degli sciamani, delle sostanze, eccetera eccetera. L'essere umano però nasce con all'interno del suo corpo la possibilità di cambiare frequenza. Abbiamo alla base del cervello 150 mg di carne per un centimetro, per un centimetro e mezzo, che sono appunto definiti ghiandola pineale, a forma di pigna appunto, per questo prende questo nome, che non è altro che la ghiandola che produce, che secerne una molecola che è la dimetiltriptamina. La DMT, dimetiltriptamina, non è altro che uno psichedelico, quindi è tra virgolette una droga, se vogliamo così definirla, che non è una droga, naturale, che produciamo dall'interno. Come? Attraverso degli stimoli. È quello che noi produciamo quando andiamo in ipnosi, quando induco una trance ipnotica, cos'è che succede nel nostro corpo? Perché tanti fanno spettacolo, ma capiamo cosa succede a livello neurofisiologico, perché l'ipnosi è una scienza e perché è uno stato naturale. Perché l'essere umano produce di per sé una sostanza che lo porta in quello stato. Quando è che questa sostanza si produce? Quando arriva una scarica di catecolamine. Cosa sono le catecolamine? Ormoni, adrenalina e noradrenalina, che vengono generati se sono sotto stress. Quindi, quando è che l'addotto, per esempio, vede la scena che ha vissuto e che non ricorda? Quando durante la giornata gli arrivano degli stimoli esterni e gli arrivano dei flash. Quei flash arrivano perché il cervello viene bombardato di catecolamine, le barriere che proteggono la ghiandola pineale vengono bypassate, quindi arriva questa scarica ormonale alla ghiandola pineale che produce la dimetiltriptamina, e siccome la ghiandola pineale nella nostra evoluzione si è posizionata in un punto strategico, ovvero i condotti del liquido cerebrospinale, che sono il liquido che 1. Espelle le tossine, i muchi, 2. Quello che porta segnali al cervello in maniera rapida, non devono passare attraverso il sangue come tutti quanti gli altri elementi o le altre sostanze, quindi impiegando molto tempo, ma vanno dritte al cervello e bastano pochissimi millesimi di secondo per far sì che la ghiandola pineale secerna la dimetiltriptamina, che come viene prodotta velocemente viene anche distrutta velocemente, e mi arriva il flash. Quindi ogni qualvolta io cambio frequenza, come diceva Strassman, la dimetiltriptamina non è altro che l'elemento che mi permette di cambiarla. Se io sono messo su una frequenza che è Radio Italia, faccio un esempio, non potrò sentire tutto il resto. Se voglio sentire un'altra programmazione, devo cambiare frequenza. Fin quando io sono nella frequenza della percezione del corpo fisico, non posso percepire tutto il resto. Quando è che posso percepirlo? Quando amplifico la mia frequenza e oltre il fisico vedo anche quello che c'è intorno. La dimetiltriptamina me lo permette. La dimetiltriptamina è anche contenuta in quelle sostanze che usano gli sciamani, perché può essere, diciamo, prodotta in due modi: o in modo endogeno, sono io, corpo fisico, che la produco ed entro in quello stato attraverso le scariche di catecolamine, lo stress giornaliero, momenti particolari, la madre che alza il camion perché sotto c'è il figlio, non avrebbe mai quella forza per fare quel tipo di gesto, ma siccome sotto c'è il figlio lo stress è talmente forte, la ghiandola pineale la fa accedere a risorse che non avrebbe mai utilizzato, e una donna esile alza un camion di tonnellate per salvare il figlio, ne ha parlato il mondo intero qualche anno fa. Quindi lo faccio in maniera automatica, oppure la posso assumere dall'esterno, e siccome è contenuta in tante piante, radici, bacche, eccetera eccetera, gli sciamani di tutto il mondo, in base a quelle che sono le discipline, utilizzano diverse forme,
tutte contenenti la dimetiltriptamina, che porta ad aprire la connessione e quindi iniziare a percepire i mondi esterni. È chiaro che ci sono i mostri, i demoni, gli angeli. Entriamo però nel mondo delle credenze, perché la certezza è una, noi siamo in un mondo duale ed esistono energie contrastanti in continuo combattimento, se vogliamo così definirlo, per mantenere un equilibrio universale. Noi le chiamiamo bene e male, i cristiani li chiamano angeli e demoni, le possiamo chiamare come vogliamo, sono energie. Poi, se parliamo di entità, di esseri di altri pianeti, è un'altra cosa. Noi viviamo su un pianeta che è il più piccolo di un sistema solare, che è il più giovane di una galassia e che fa parte di 2.400 miliardi di galassie che sono le uniche conosciute attraverso le attrezzature che gli esseri umani hanno. Qualcuno dice che le galassie siano infinite e già nella Bibbia si parla di oltre 400.000 razze. Quindi la Bibbia non è un testo sacro, lo sappiamo bene, chi segue per esempio Biglino e quindi inizia a capire cos'è veramente la Bibbia, è una manipolazione della Chiesa quello che ne abbiamo letto, ma non c'entra niente con la verità. La verità è nella Bibbia originale, quella dei testi originali che Biglino ha tradotto per le edizioni paoline, che quando ha visto che traduceva una cosa e la Chiesa ne divulgava un'altra per manipolare le masse, ha detto ciao ciao, dico la verità. Poi dice, sempre Biglino, io non ho la verità, io vi dico cosa c'è scritto per davvero. Si hanno raccontato fandonie, vi racconto fandonie, ma sicuramente quello che vi dice la Chiesa non è verità. Però non voglio entrare nel credo, cioè le energie esistono, sono energie contrastanti, razze buone, razze cattive, energie positive, energie negative. Siamo in un mondo duale finché non arriveremo al punto zero, dove non esiste più né il bene né il male, perché il nostro percorso evolutivo ci porta a vivere delle esperienze per tornare al punto zero. Noi siamo scintille divine, ma non del Dio di cui si parla nelle religioni. Divino è qualcosa che è al di sopra di tutto, è quell'energia universale che ha generato tutto, e al tutto torneremo, perché torneremo alla fonte. Il nostro percorso evolutivo è un percorso esperienziale che ci permette di evolverci per poter tornare alla fonte con un gradino in più, con una conoscenza in più. E quindi possiamo parlare di, ripeto, di mostri, di angeli, di demoni, però sono energie contrastanti. Finché siamo nel corpo fisico, viviamo l'esperienza. Se abbandoniamo il corpo fisico, quindi usciamo dal corpo fisico, che sia con la meditazione con la quale ci avviamo verso uno stato più profondo, che sia con l'ipnosi, dove andiamo nell'unico stato in cui c'è accesso perfettamente aperto a quello che è l'inconscio e quindi tutto quello che è contenuto, comprese le vite passate, le nostre esperienze pregresse, eccetera, o con sostanze che arrivano dall'esterno, con molta attenzione e parsimonia, perché se sono un amazzone, probabilmente è normale per me essere a contatto con i guru. Se sono un italiano, devo stare ben attento ad andare in giro a fare riti che non conosco, perché posso correre dei rischi. Però comunque, indipendentemente, la connessione con quella che è la frequenza diversa, quindi quando cambio frequenza, mi permette di vivere certe esperienze che devo prendere con le pinze, imparare a discernere ciò che arriva, farne tesoro, e soprattutto alla base di tutta la nostra evoluzione c'è apprendere la lezione, l'insegnamento che c'è dietro ogni evento. L'ipnosi regressiva non mi serve per indagare e basta, posso farlo per lo sfizio di sapere chi ero, ma alla base dell'ipnosi regressiva c'è andare a capire che cosa è successo, capire perché in quell'evento si è creato quel nodo che mi porta ad aver paura dell'acqua, di volare, la fobia, eccetera, eccetera, e imparare la lezione che c'era dietro l'evento, cambiandone il senso, il significato, per riprendere in mano la qualità della mia vita. Quindi la lezione non la tocco, non siamo nessuno per mettere le mani nel karma, per andare a cancellare un evento, fare disastri come tante volte vedo fare, sto facendo una lotta continua e costante contro chi si mette a fare questi giochini. Quindi non siamo nessuno, l'ipnologo non è nessuno, io non sono nessuno, noi siamo un canale che ha delle capacità, delle potenzialità che vengono messe al servizio. Quando entra in gioco l'ego, lì facciamo i danni, perché se penso di essere qualcuno, posso rovinare un altro, perché insieme ho le potenzialità per farlo, ma faccio qualcosa che non va fatto. E quindi dietro ogni evento c'è una lezione, c'è un insegnamento che una volta appreso mi permetterà di migliorare. Come dice Brian Weiss, torneremo tante volte finché non avremo imparato la lezione. E quindi capita a volte che un problema lo sto vivendo adesso e scavando all'indietro nel tempo me lo ritrovo in mille altre vite, perché quell'evento era un loop che si ripeteva in due, in tre vite, non ho imparato la lezione, vita successiva, ripeto, ma ancora peggio, e sarà sempre peggio, e sarà sempre peggio finché non imparerò la lezione che c'è dietro quell'evento. Quando l'avrò imparata, sparirà il problema come per magia. Quindi esistono mondi particolari,
i mondi sottili, noi siamo esseri eterni, tutte le notti ognuno di noi vive delle esperienze perché siamo connessi con la parte più profonda di noi, poi possiamo vivere nei sogni, come diceva Freud, una esperienza che è data da una cosa vissuta durante la giornata che influenza il mio sogno, posso vivere un'esperienza personale, quindi una vita già vissuta, o qualcosa che non riguarda me, è l'inconscio collettivo, come diceva Jung, che si mette in moto, ma non è un problema. Durante i sogni, durante la notte, noi andiamo in onde delta e siamo perfettamente connessi con quella parte, pur non ricordandola perché in delta la mente razionale è totalmente spenta. In ipnosi sono in onde teta, un po' più in alto, il cervello è ancora attivo, si è presenti, quindi sfatiamo un altro falso mito, e quindi ricordo ciò che accade durante la sessione di ipnosi perché è quel ricordo che mi permette poi di utilizzare a mio favore, a mio vantaggio, per metterla in moto dopo la sessione, la metabolizzazione di quell'evento e che mi permetterà di migliorare la qualità della vita. Comunque siamo immersi in mondi sottili che fin quando siamo nel corpo non percepiamo. Uscendo e cambiando frequenza possiamo percepire e lì si apre davvero un mondo di potenzialità, di ricordi, di scene, di eventi e soprattutto di contatti con altre forme di vita, che siano quelle eteriche, che siano i defunti, quando si dice sono nell'aldilà, non sono nell'aldilà, perché la loro anima, il loro registro è qua, l'aldilà è qua, e che non siamo capaci di percepirlo. È facile per un medium che ha delle potenzialità naturali e quindi le vede comunque naturalmente, o eventualmente in uno stato alternativo di coscienza chiunque può farlo, e ci accorgiamo di come il loro registro, perché è l'anima che raccoglie soltanto l'esperienza di cui noi abbiamo ricordo, la persona con la quale abbiamo condiviso delle cose, ci parla, ci racconta certe cose. Siamo davvero esseri infiniti. Tutti i bambini fino a 7-9 anni hanno i canali aperti. Perché alcuni bambini restano con i canali aperti? Due motivazioni. La prima dipende dall'influenza dell'ambiente, perché se per esempio un bambino al funerale del nonno vede il nonno, la mamma gli può rispondere: stai zitto, non dire fandonie, e quindi questo è un primo stimolo a chiudere i canali. Oppure un genitore aperto può dire: e dove lo vedi? Come lo vedi? Cosa sta facendo? È uno stimolo in più. Ce ne sono alcuni però che hanno delle doti innate e che restano tali nel tempo. Capacità medianiche, quindi ho delle amiche medium che raccontano che già da bambine vedevano il defunto e la persona viva perfettamente allo stesso modo, e che all'inizio hanno avuto anche un po' di difficoltà perché non riuscivano neanche a discernere chi fosse il morto e chi fosse il vivo. Nel tempo hanno imparato a capire con chi stavano comunicando, e ancora oggi per esempio sono un po' difficili i rapporti interpersonali, perché mentre ti trovi a tavola col tuo fidanzato e a fianco a lui c'è la nonna che parla e tu ci parli regolarmente, dall'altra parte, se non c'è una persona intelligente, dice: questa è andata fuori di testa, portiamola alla neuro. Però alcuni bambini hanno queste capacità. Poi ci sono bambini prodigio che hanno anche altre capacità, cioè ricordano le vite precedenti sin da subito. Per esempio in America ci sono stati alcuni casi anche trattati negli ultimi anni in trasmissioni televisive importanti come Voyager, per esempio, dove un bambino guarda la televisione e dice alla mamma: quello in TV sono io, stavo guardando un ballerino di danza classica ormai defunto da anni. E dopo alcuni anni che ripete la stessa cosa, i genitori iniziano ad indagare, capiscono che non c'è nulla di strano, perché hai voglia di girare tra psicologi eccetera eccetera, decidono di portarlo in America. Il bambino a 7 anni guida i genitori verso quella che era la sua casa dove lui abitava, e dove ancora c'è la moglie e i figli, che tra l'altro riconoscono quell'anima, e lui sa dire: in quella stanza c'è questo, in quell'altra stanza c'è questo, eccetera eccetera. Quindi una reincarnazione con consapevolezza della vita precedente. Alcuni bambini vivono questo tipo di esperienze, come altri bambini hanno capacità particolari. Ne parlavamo poc'anzi, lo stesso Tesla raccontava di canalizzare quello che realizzava. Lui non stava inventando nulla, ma aveva delle capacità con le quali, chiudendo gli occhi, lui vedeva delle sorte di ologrammi dove erano già realizzate le cose che ha poi realizzato, e che gli venivano dati tutti i dati e le misure per poterle realizzare. Quindi erano delle capacità di connessione che lo portavano a canalizzare certe cose. Quindi esistono tantissime capacità e forme di energia tra bambini, specialmente i bambini prodigio, i bambini cristalli, i bambini diamante. Poi ci sono varie epoche in cui si sono realizzate queste cose. Prima parlavamo di onde cerebrali. Tornando alle onde cerebrali, il nostro cervello produce onde. Che cosa sono le onde? Se sono in uno stato di comunicazione, come quello che stiamo facendo adesso, la nostra produzione di onde è definita onde beta, quindi hanno una certa velocità.
Se rallento, quindi vado in onde alfa, nello stato meditativo, abbandono la mente razionale, la inizio a silenziare e le onde cerebrali quindi rallentano e lì già sono in una connessione diversa. Poi ci sono le onde teta, che sono classiche dello stato ipnotico, dove sono ancora più lente, la mente razionale diventa un osservatore passivo e tutto quello che è l'apertura del canale tra mente conscia e mente inconscia mi permette di accedere a certe fonti. Le onde delta, onde del sonno profondo, dove la mente razionale è completamente spenta, infatti nel sonno profondo non ricordo, però c'è completo accesso a tutto ciò che è l'inconscio. In alto ci sono le onde gamma. Cosa sono le onde gamma? Le onde gamma sono uno stato di iperattività cerebrale che si verifica in due momenti: o quando sono sotto forte stress, quindi una grande produzione, o in stati mistici. Noi abbiamo fatto delle sperimentazioni con elettroencefalografi quantici, dove portando in ipnosi i soggetti misuravamo le loro onde in base agli stimoli che davamo. E si misura lo stato mistico perché comprendi che il corpo sta producendo nulla, il cervello, quindi nulla vuol dire che l'anima, la parte energetica, non è più lì. Quindi classiche delle uscite dal corpo. La parte cerebrale invece, quindi la parte energetica, stranamente è in iperattività. Quindi un corpo che lì, senza la parte animica, comunque ha una produzione rapidissima di onde. E quindi o c'è un forte stress, se sono in stato vigile, sono stressato, sto producendo onde così velocemente, oppure uno stato mistico che è difficile da, diciamo, concretizzare, può metterci, può portarci in onde gamma, anche quindi in ipnosi, perché si possono riprodurre in alcuni casi. Siamo esseri particolari davvero. Ovviamente la cosa importante è studiare, ricercare, fare in modo che tutto ciò che arriva come segnale non sia una supposizione, ma sia il risultato di una ricerca con delle comparazioni. La differenza tra uno studioso e un ricercatore, anche quello che stiamo vivendo, è che mi arrivano delle fonti che qualcuno ha definito per me e io le studio. E ci sta, va bene, ma il ricercatore è colui che prende più fonti, le mette in discussione, fa dei test, fa delle analisi, delle sperimentazioni e quando alla fine ha fatto questo tipo di lavoro, da tutto ciò che è venuto fuori trae delle nuove tesi. E comunque nessuno ha la verità. Chi vi dice di avere la verità vi sta prendendo in giro. La verità non ce l'ha nessuno. Siamo esseri talmente piccoli che non possiamo asserire di avere la verità. Abbiamo delle potenziali verità o delle tesi. Ma qui ci fermiamo e mettiamo un punto. La verità non ce l'abbiamo. Noi fondamentalmente, come dicevamo inizialmente, siamo scintille di un tutto che si sono semplicemente separate per andare a vivere delle esperienze. Ma siamo comunque connessi con il tutto. Non c'è nulla da inventare, perché tutto in maniera molto molto chiara, esistente, e lo stesso Tesla lo diceva, io come appunto stava appunto precisando, non sono io ad inventare, ma mi arrivano. Perché mi arrivano? Perché lui era connesso con questa fonte, con quella che è la coscienza collettiva, con l'informazione universale, e non sbagliava, non solo perché previsualizzava tutto ciò che poteva mettere in gioco la realizzazione di quel progetto, ma anche perché, come dicevamo prima, gli venivano forniti i dettagli talmente in maniera minuziosa che bastava semplicemente eseguire per far sì che funzionasse. Mozart a 4 anni ha scritto delle opere che, voglio dire, per quanto possa essere prodigio, bambino prodigio, sì, ma da dove le ha prese queste cose? Sicuramente aveva una connessione importante che lo metteva in condizione di chiudere gli occhi e arrivavano le informazioni. E quindi non sono stati gli unici, lo stesso Leonardo ha asserito più volte che gli bastava collegarsi, chiudere gli occhi e recuperare quelle che poi erano le invenzioni, no? Erano scoperte, perché lui non stava inventando, lui stava scoprendo in uno stato alternativo di coscienza delle cose che andava semplicemente a riprodurre, che nell'epoca in cui stavano vivendo non erano ancora state realizzate. Ma siccome fuori dal tempo lineare, che è un'invenzione nostra per l'esigenza della sopravvivenza, il presente, il tempo, li abbiamo inventato noi, ma il tempo non esiste, il tempo è circolare. C'è un film bellissimo che ci parla di questo, che è Lucy, con attori straordinari, c'è un cast straordinario, ma guardatelo. E in quel film si parla appunto della curvatura del tempo, e se noi accediamo, uscendo dallo stato del fisico, della terza dimensione, ad uno stato di coscienza alterato, accediamo a quel contenitore senza spazio e senza tempo, dove tutto è contenuto, possiamo accedere a qualsiasi risorsa. È possibile recuperare potenzialità, capacità, accedere ad una lingua. Abbiamo fatto degli esperimenti straordinari qualche anno fa appunto su una lingua, dove sono venute fuori delle cose molto interessanti, andando a rivivificare una vita dove si era in Russia, dove si parlava un'altra lingua, dove
venivano fuori delle cose che poi, uscendo dallo stato ipnotico, risuonavano continuamente e hanno acceso delle lampadine su cui andare a lavorare. Quindi davvero possiamo attingere a risorse straordinarie, basta solo uscire dal corpo fisico ed entrare in quello stato particolare di coscienza che ci permette di avere accesso a qualsiasi fonte. Allora, ho chiesto l'effetto della televisione sull'umanità, sull'inconscio dell'umanità, se c'ha solo un effetto, diciamo, negativo che porta le persone, ecco, diciamo, in armonia con quello che vuole il sistema, o può avere anche un effetto positivo, diciamo, tramite la televisione. Cioè, se mi vuoi parlare di questo effetto della televisione. Fondamentalmente l'invenzione del sistema televisivo è nata, è partita appunto per la divulgazione ed ha fatto tanto per l'essere umano, perché ci ha portati comunque a crescere, a comprendere, a sapere. Però normalmente i canali di divulgazione sono canali unidirezionali. Quello che arriva dai canali di divulgazione non c'è possibilità di controbattere, di contestare. Arriva e basta. Per quale motivo? Infatti le forze politiche solitamente si accaparrano i canali, cioè la maggioranza il primo, la minoranza il secondo e il terzo se lo giocano un po' da una parte e un po' dall'altra, perché il mezzo di divulgazione di massa unidirezionale è un grande mezzo di manipolazione. Oggi nella nostra era la televisione è solo dannosa, perché sempre di più viene utilizzata come mezzo manipolatorio. Tranne se io non uso la televisione come schermo, il monitor, quindi non più la trasmissione, ma il monitor della televisione, e lo uso per guardarmi un film. Mi cerco il film, collego al monitor e lo uso. Per il resto, l'informazione sui canali principali, tutti quelli che sono canali manipolati, gestiti dalle forze di potere, è tutta informazione manipolatoria e non veritiera. Occhi chiusi e le mani si attraggono, ancora non si sono avvicinate, continui a sentire le calamite sempre più forti e sempre più forte, la potenza, le calamite sono forti e potenti, Un altro test invece di tipo magnetico, mettetevi possibilmente vicino alle panche con i piedi, sempre in piedi. 1, 2, 3, occhi chiusi. Ora immaginate di avere nella schiena uno zaino pieno di polvere di ferro, pesantissimo, e che dietro di voi sia stato posizionato un potente magnete, una calamita che al mio 3 inizierà a tirare quello zaino. 1, 2, 3, la calamita tira, sempre più forte, tira, lo zaino è pesante, la calamita è potente, lo zaino è pesantissimo, pesante, quella calamita è potente, tira, sempre di più, lo zaino è pesante, sempre più forte, tira, sempre più forte, c'è la panca dietro di voi, potete stare tranquilli. Sempre più forte, lo zaino è pesante e la calamita è potente. Tira sempre di più. Tira. Sempre più forte.
tira, 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 è potente, 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 tira, 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 che la calamita è potentissima, è potentissima, tira, 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 sempre più forte, 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 tira, 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 sempre di più, 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 sempre di più. Ok, stop. Cosa sentivate? Cosa sentivate della schiena? Vieni, tirare. Posso con te? Sì, posso con te. Vediate tirare? Ok. Test magnetico. Girati un attimo le spalle. Non dire, ci sono io, quindi stai sereno, non ti preoccupare. Tranquillo. È diverso, perché lì era un magnetismo mentale. Qui no. Noi siamo fatti di energia, il nostro corpo è energia, siamo tutti e due energie. Capisce cosa sentivi? Non sapeva cosa stessi facendo, non gliel'ho né detto, né lui mi vedeva, perché non sapeva dove fossi, che stessi facendo. Ma anche a distanza, la mia energia, incanalata con la sua, permette di muovere i corpi. Questo vi fa capire il discorso che facevamo prima, che tutto ciò che non vediamo non è detto che non esista. Quello che noi vediamo è una piccola, piccola parte della realtà. Tutto il resto che noi non vediamo è realtà, esiste, c'è, è perfettamente percepibile, ok? Perfetto, adesso facciamo un altro test. Punta questo braccio in alto, perfetto, punta un dito, un punto qualsiasi, lo guardi, e mentre guardi questo punto, questo braccio diventa duro e rigido come una spranga di ferro. Dimmi il tuo nome al contrario, dall'ultima lettera alla prima. Dormi, giù, 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 dormi, 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 giù, 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 respira, dopo respira, sempre più in profondità, senti che il corpo si appesantisce come una candela sotto il sole, si scioglie e diventa morbido e abbandonato. E arriva una sensazione di profondo benessere, dalla punta dei piedi, sale fino alla testa. Respiro, dopo respiro, sempre in profondità. E ti accorgi che al polso del tuo braccio sinistro sono legati dei palloncini che iniziano a tirare, più che andando palloncini tirano, più quel braccio sale, leggero come una piuma, va su, 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 sempre più in alto. Forza potentissima di quei palloncini che iniziano a tirare quel braccio, leggero come una piuma, sale. Sale, 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 sale. Sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Sale, tirano, tirano. Aumentano i palloncini e tira sempre di più. Sempre più in alto, sempre più in alto. Tirano, 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 tirano. È potentissimo quel gruppo di palloncini. È potentissimo, se ne aggiungono altri, aumenta, aumenta la forza, aumenta, aumenta, sono straordinariamente forti. Tirano sempre più in alto, sempre di più, 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 uno stato di profondo benessere, il braccio sale, perché va sempre più in alto, sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Tirano, 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 sempre più forte, sempre più forte, sempre più forte. Aumentano ancora di più. Intanto ti immergi nell'acqua e senti che l'acqua sale lentamente, arriva al busto, e inizia a far galleggiare quel braccio, i palloncini lo tirano dall'alto e l'acqua lo spinge dal basso. Tutti gli indicatori sono chiari, sono tutti indicatori precisi. L'acqua sale, il braccio si lascia andare, si abbandona, i palloncini lo tirano e l'acqua dal basso lo spinge. Più sale l'acqua, più quel braccio galleggiando va verso l'alto. Sempre di più, sempre di più, sempre di più. Sempre di più, sempre di più, sale, 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 sempre di più, 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 sale sempre più in alto, 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 sempre di più, 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 sale, 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 sempre di più, sempre più in alto, sale, sale, sale. Sale, 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 che spettacolo, sale sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. E ora il mio tre, taglierò quei palloncini e metteremo questo braccio attaccato alla tua fronte. Uno, due, tre, qui, perfettamente incollato, diventa un pezzo unico con la tua fronte. Se tu volessi scioglierlo e staccarlo, non ci riuscirai, ti farò anche aprire gli occhi. Ma questo braccio è attaccato alla fronte, finché non dirò tre, ti farò sciogliere quella colla che è sotto la mano,
questo braccio sarà attaccato alla fronte. E ora apri gli occhi, il braccio è sempre attaccato, sempre attaccato, sempre attaccato, attaccatissimo. È un pezzo unico, sempre di più. E mentre sei lì in questo stato così profondo, questo braccio va qui sulla pancia e si attacca, si incolla, sempre di più, sempre di più. E con tutta la forza e la potenza che puoi metterci sono attaccatissimi, incollati completamente. Solo e soltanto, fino a quel 3, 1, 2, 3, ora puoi scioglierli giù così, 1, 2, 3, dormi completamente giù, completamente abbandonato, rilassato, il corpo è sempre più pesante in questo stato profondissimo, profondissimo, profondissimo. E intanto che godi questo stato, io parlerò e ti andrai sempre più in profondità. Cosa vi sto dimostrando? Queste sono cose che sono da ipnosi da aspettare, ma perché le sto facendo? Per farvi capire che se il nostro inconscio riesce a percepire questi segnali e rilanciare certi stimoli, immaginate cosa si può fare, terapeuticamente parlando, per cancellare un nodo, sciogliere un ancoraggio, eliminare un blocco, o al contrario, cosa vi possono fare dall'esterno con la televisione? Cosa possono farvi credere? Cosa possono farvi fare? Quindi attenzione a quello che arriva al nostro dito, perché con la parola si riescono a fare cose straordinarie, che possono essere a nostro vantaggio se chi le opera è un operatore deontologicamente corretto, o possono essere a nostro svantaggio se dall'altra parte c'è qualcuno che vuole manipolarci e indurci a pensare certe cose. Attenzione. E ora al mio 3 ti farò riaprire gli occhi. Conteremo insieme le due dita e conteremo 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sparirà completamente il numero 4. Contando le dita salterà direttamente al 5. Prova a contare un po' le tue dita. Contiamo ad alta voce, vai. Ok, adesso continua, fissa che ci guarda nel centro degli occhi. 4, al mio 3 smarisce completamente. Se tu volessi rilanciarlo non ci riusciresti, sarà completamente bloccato. Sparirà, andrai direttamente al 5. 1, 2, 3. Dobbiamo ricontare. Ricontiamo. Al mio 3, 1, 2, 3, giù, dormi, dormi completamente abbandonato e rilassato, giù, 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 giù. E ora ti farò riaprire gli occhi. Ogni volta che conterò 3 schioccherò le dita, tornerai quando dirò dormi in questo stato e sarà sempre più profondo. Ogni volta che sentirai la mia voce, solo e soltanto la mia voce, riaprirò gli occhi. 1, 2, 3, dormi completamente giù, 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 completamente abbandonato e rilassato. Ora al mio 3 questo comando sparirà, verrai nella tua piena consapevolezza. 1, 2, 3. Ok. Come stai? Ok. Ora al mio 3 andrai giù, morbido, abbandonato come una bambola di pezza. 1, 2, 3. Completamente giù, abbandonato e rilassato, ti faccio un regalo per il fatto di esserti prestato, di esserti messo in gioco. Faremo un lavoro di ricarica energetica dopo una giornata di tensione e di stress. Faremo in modo che dall'alto della testa arriverà una luce, ti attraverserà e mano a mano che scenderà percepirai come uno svuotamento, perché dalla punta dei tuoi piedi uscirà aria nera e sporca. Porterà via le tossine, porterà via le tensioni, porterà via lo stress, porterà via qualsiasi negatività si era accumulata dentro di te. E quando arriveremo ad aver scaricato completamente tutto, l'indice della tua mano destra inizierà a muoversi, a frizzare, a scattare continuamente. Al mio 3 arriva la luce. 1, 2, 3. Arriva. E percepisci la temperatura, l'energia, la forza, la potenza. E ti attraversa questa energia chiara, limpida e pulita. Porta verso il basso qualsiasi cosa vada eliminata. Sempre di più, dai tuoi piedi, come se fossero due marmitte, esce aria nera e sporca. Scarichi, scarichi sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più. Fino ad eliminare completamente tutte quelle tensioni, tossine, stress, negatività. Sarai una persona nuova, completamente. E quando avremo scaricato completamente tutto, sentirai quel senso di svuotamento dalle negatività, quel dito
me lo farà capire. Respiro dopo respiro, così. Così, benissimo, così, 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 via, via, via. Scarica, 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 via, 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 via. Arriva quel senso di leggerezza, benissimo, perfetto. E ora conterò da 1 a 5. Mano a mano che conterò sentirai che, al contrario adesso, quell'energia che è dentro di te si espanderà completamente, ti sentirai completamente carico, pieno di energia positiva. E quando ti farò riaprire gli occhi, questa energia la percepirai nel tuo corpo fisico, nel tuo corpo energetico e nella tua mente, la tua consapevolezza. Vivrai il resto della giornata in maniera straordinaria, questa cosa per 3 giorni consecutivi. Resterà attiva dentro di te, ti permetterà di dormire tranquillo e ti farà riaprire gli occhi con una grande carica energetica ogni mattina. Conto da 1 a 5 e ti ricarichi. 1, 2, 3, 4, 5. Sei completamente pieno di energia, forte e potente. Così, benissimo. Riapri pure gli occhi con un bel sorriso. Come ti senti? Grazie. Bene, allora, velocemente vi ho fatto vedere un po' di cose, giusto per capire di cosa siamo capaci, come esseri umani. Io non sono altro che il canale, perché non ho fatto niente. Io ho guidato lui a fare delle cose, perché da solo non facciamo i mali. Ma l'ipnosi non fa altro che far accedere la persona alle risorse più profonde, che sono già lì. Questa cosa noi possiamo utilizzarla tutti i giorni, perché se la impariamo, anche da soli, automaticamente, possiamo eliminare le negatività, ricaricarci di energia, migliorare i nostri obiettivi. Io ho fatto su di me, perché quando parlavo prima che faccio le prove su di me, mi sono spappolato una gamba dal ginocchio alla caviglia in Repubblica, in Thailandia, nel 2019, con un motorino. Ero frantumato, le foto ve le faccio girare, ero frantumato, c'era l'osso e la carne fuori. Chiaramente dopo un mese di lavoro avevo prenotato 27 isole per farmi la vacanza, l'altro mese tutti gli amici medici in Italia, torno in Italia, i batteri, i virus, la Thailandia è sporca, 3 mesi, 5 mesi per guarire, questa cosa non mi piaceva e ho fatto il primo esperimento su di me. Ho fatto 21 giorni di autoipnosi mattina e sera e in 21 giorni ho ricostruito la parte, ma non solo. Si è ricostruita dove voi non vedete neanche la cicatrice ed è ricresciuto pure il pelo, che su una cicatrice del genere non sarebbe ricresciuto mai.